Ben ritrovati con i programmi di Piave TV. Questa sera è ospite graditissimo il professor Carlo Darioli, al quale chiediamo, ancora un libro sull'alluvione? Sì, ancora un libro un po' particolare per come è nato e per come poi è stato costruito, perché è un racconto quasi, non dico in tempo reale, ma che descrive momento per momento quello che è accaduto a Zhensong, quindi è focalizzato sul territorio di Zhensong, perché i testimoni sono stati cercati a Zhensong. Sì. Dunque in questo caso devo arguire che il municipio ha partecipato in maniera abbastanza consistente, insomma, ha sponsorizzato l'iniziativa. Noi gliel'abbiamo proposta perché avevamo già un racconto imbastito in maniera abbastanza definita. Questo per iniziativa del signor Gualtiero Bisiol, che mi aveva chiesto di scrivere un racconto sull'alluvione per In Piazza, però poi il racconto si è dilungato molto e per In Piazza il giornale non era più proponibile, e allora l'abbiamo, come dire, arricchito ulteriormente e arricchito di ulteriori informazioni che siamo andati raccogliendo. Ma anche di immagini, se non ricordo. Di immagini, sì, perché abbiamo avuto la fortuna di avere a Zhensong un signore, Claudio Falcer, che ha un archivio fornitissimo, ma che non riguarda solo l'alluvione, un archivio storico di foto che riguarda la storia non solo di Zhensong, ma insomma la storia, dico, d'Italia, di comunque del Veneto, e a noi ha dato molte delle foto dell'alluvione, quindi foto che a volte sono note, conosciute, però sono tutte raccolte in questo volume e sono messe nel momento in cui sono state scattate, per cui è come ripercorrere un film che non c'è a distanza di tempo, con le testimonianze, le magari foto. Ricordando che la Piave, insomma, ogni tanto ci dà questi spettacoli. Ogni tanto, spettacoli, sì, eh? Sì, esatto. Quindi nel 66 lì ha fatto il danno, che qualche anno fa ha rischiato di nuovo, per fortuna non è successo niente. Aveva rischiato anche l'anno prima, nel 1965, perché la Piave ha due piene durante l'anno. Una in primavera e una nella stagione autunnale. Esattamente, e già l'anno precedente era arrivata a 50 centimetri dallo sfioro dell'argine, e solo che l'anno prima il bel tempo ci ha messo la fortuna via, qualche volta, non è male dirlo, e ha fatto sì che non accadesse nulla. Quindi ci sono delle testimonianze fotografiche di quel momento con la Piave altissima, perché poi il Piave è un fiume pensile, quindi quando è in piena il livello dell'acqua oltretutto Zhensong è in una conca, perché sta tra due argini, forse è quello il problema, di essere veramente quasi un serbatoio di... Esattamente, lì è il problema, che ci ha messo tanto a svuotarsi rispetto ad altre zone, perché l'argine San Marco con l'argine Maestro imbottigliano il paese. Il paese, e quindi... Però altra preziosità sono i disegni della Olimpia Biasi e di Tullio Attani, Francesco, pare. Sì. Allora, abbiamo arricchito, perché abbiamo premesso al racconto dell'alluvione, quindi dei giorni di novembre e poi fino a dicembre, con l'evoluzione della situazione, e una storia del Piave, soprattutto in relazione al paese di Zhensong, quindi le alluvioni, ma anche come il paese poi si è sviluppato grazie nonostante tutto, e abbia sofferto per la presenza del fiume. E in questo racconto, che di fatto è una storia del Piave e di Zhensong intrecciate, sono finite dentro anche delle informazioni che riguardano la vita, insomma, testimonianze della Zhensong di inizio secolo scorso. E quindi abbiamo avuto da un lato, come dire, il contributo di Olimpia Biasi, che è un artista che fa disegni molto belli, che ci ha regalato due disegni che raccontano la vita dei campi, che abbiamo inserito in questo libro. E poi, bisogna saperlo perché la gente non lo sa, Francesco Tullio Altan, per tutti Altan, famosissimo vignettista, ha vissuto a Zhensong
perché per ragioni di famiglia. E quindi anche una delle tante. Una delle tante testimonianze è la sua, ma la sua testimonianza più bella che gli abbiamo chiesto, ovviamente abbiamo un po' approfittato, è di regalarci. Chiamiamola un'eccellenza. Esattamente, possiamo dirlo. Così, cioè. E di regalarci la copertina, per cui su un'immagine della tragedia. Lui ha, come dire, innestato un suo disegno molto, molto bello, tipico suo, riconoscibilissimo. In realtà. E poi cosa abbiamo pensato? Allora, a quel punto, visto che era stato così gentile, ne abbiamo proprio approfittato e abbiamo chiesto il disegno di quarta di copertina. Certo, quindi, la stessa. Come le ciliegie, una tira l'altra. Esattamente. Adesso, a proposito di ciliegie, vorrei che dessi proprio ai nostri amici la data di questa presentazione. La data della presentazione è sabato 30 aprile alle ore 20:30 nella palestra del comune, della scuola media di Denzong. È stato fatto in palestra anziché nell'auditorium perché è garantito maggiormente il distanziamento, ovviamente ci saranno tutte le regole Covid da rispettare, però c'è più spazio e quindi contiamo l'amministrazione di avere parecchie persone. Esatto, sì, l'amministrazione. Gli auguri sono d'obbligo. E con questo noi salutiamo i nostri amici dicendo che ci rivedremo. Ci rivedremo, grazie a voi e grazie all'amministrazione di Denzong che ha sostenuto questa iniziativa credendoci e favorendoci in questo lavoro. Grazie, okay. Anche a te. Grazie a voi.